a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Se non è la prima volta che appaio sugli schermi dei vostri cellulari o computer, vi accorgerete di qualcosa di strano, ovvero i miei occhi. Non è il mio colore naturale, infatti ho delle lenti colorate addosso, che mi sono state inviate da un sito che si chiama Desio. Questo qua, o Desio forse, forse Desio perché c'è l'accento sulla I, Desio diciamo. Dentro la cartolina ci sono tutte le istruzioni. È uno specchio anche, guarda se mi si vede bene. Fantastico. Ci sono tutte le foto degli altri colori di lenti, le istruzioni. E poi c'è la scatolina con tutte le lenti. Non so tirarvela fuori. Quelle che mi hanno inviato sono le giornaliere. E tra l'altro sono graduate, perché io probabilmente non lo sapete perché non le indosso mai, ma porto gli occhiali. Dovrei anzi portare gli occhiali, perché metto le lenti ogni giorno, non colorate. Adesso era per mostrarvele. E mi piacciono molto perché la qualità è ottima. Come se avete mai provato delle lenti colorate, saprete che ogni tanto si spostano e vedete un po' sfocato, però è normalissimo. E niente, adesso le ho messe quando avevo sul mascara, quindi avevo un casino assurdo. Lasciate perdere il mio trucco. Cioè, meglio che sì. Se volete comunque andare a controllare il loro sito, vi lascio il link di queste lenti del loro sito nell'info box. Adesso però passiamo al video vero e proprio. Vedete appunto che non sono super truccata, perché ci truccheremo, per modo di dire, insieme. Infatti sono super emozionata per questo video, perché non ho mai fatto un video simile e sono pronta a farlo. Quindi che è che faremo oggi? Proveremo insieme tutti i rossetti della nuova collezione di Sephora. Questa collezione si chiama Lip Stories, infatti lo leggete anche da qualche parte, non so dove, qua, hashtag Lip Stories, come vedete. La cosa che mi piace di questi rossetti è il packaging, diciamo, cioè guardate quanto è bello il cofanetto che li racchiude tutti, che poi riprende anche tutti i rossetti che ci sono all'interno. Infatti ad ogni rossetto è abbinato praticamente un disegno o qualcuna trama, qui tipo c'è un tavolino con delle sedie, poi in quello marrone ci sono dei biscotti al cioccolato, la legna qui, cioè mi piace veramente tanto come son fatti. All'interno ci sono 30 rossetti. Ci sono sia quelli normali che matte che alcuni metallici. Io li ho già indossati spesso alcuni, però altri non li ho mai provati e sono super emozionata di provarli, perché ci sono colori veramente strani che io certamente non indosso, che però magari potrebbero farmi cambiare idea. Quindi iniziamo a provare questi rossetti insieme. Tolgo l'audio, tolgo tutto, perché sennò questo video viene lunghissimo. Mi metterò tutti i rossetti, ve li mostrerò, e se volete andare a comprarli vi basta entrare nel primo Sephora e chiedere, o comunque cercare tra la collezione Sephora, questi rossetti Lip Stories. Quindi iniziamo subito con il video. Vi avverto subito che non so mettere benissimo il rossetto, però ci si prova in qualche modo. Let's go. Crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Oh,
Finalmente siamo arrivati all'ultimo rossetto, dico finalmente, perché ragazzi ho le labbra che mi stanno scoppiando letteralmente e sono rossissime, l'avrete notato anche voi quando dovevo mettermi i rossetti. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qual era il vostro rossetto preferito, se ne andrete a comprare uno o due o qualunque cosa, insomma. Non so se ci sono anche online, ma credo di sì, comunque se li trovo vi metto il link anche per comprarli online, ma comunque Sephora è in tutte le città, ovunque, quindi insomma è più facile andarli a comprare e provare lì magari. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento prestissimo con un nuovo video.